La lunga pausa estiva della stagione politica è finita. Domani alle 14.30 torna a riunirsi il consiglio comunale e l'attesa c'è tutta per verificare quale sarà il clima tra maggioranza e opposizione. Fino allo scorso luglio la regola è stata rispettata: battaglia campale su tutto, urla anche insulti e in aula irruzioni assortite di comitati e movimenti, praticamente ad ogni seduta. Insomma, quanto di peggio, spettacolo spesso impresentabile. Nella scorsa puntata di Parma Europa ne aveva parlato il sindaco Pizzarotti. Basterebbe dire rimaniamo sui contenuti e portiamo delle proposte che tante volte insomma, non si sono viste. La seduta consigliare di domani inizierà con una raffica di interpellanze e interrogazioni. Si parlerà anche di accoglienza a profughi e questioni sicurezza. Temi, tra l'altro, al centro della puntata di domani sera di Parma Europa in onda in diretta alle 21. Poi le delibere. Il Comune acquisirà a titolo non oneroso l'area del tiro a segno nazionale di Viareggio. Si tratta di uno dei beni demaniali messi a disposizione dal Governo. Risolti i problemi di burocrazia con il Ministero della Difesa, ora la questione è risolta. Altra delibera legata alla cessione da parte del Comune all'azienda USL del terreno dove sorgerà il polo sociosanitario, Lubiana-San Lazzaro. Sempre all'Ausl sarà ceduto l'immobile che ospita la Casa della Salute nel quartiere Montanara. Poi, la delibera dell'assessore Ferrari sulle politiche cinematografiche, e qui, rispetto alla vicenda del centro cinema Linux Ventura, potrebbero aprirsi nuove polemiche.